Volevo parlarvi del mestiere dell'attore. Perché per noi vecchi dinosauri di tanti anni fa, non lo troviamo più così facile come una volta. Io ho 81 anni compiuti e di teatro, perché avevo un po' di peluria sotto il naso e mio papà con la matita nera me la ammorbidiva per fare sembrare dei baffi, perché incominciasse a fare le parti di giovanetti. Io e mio fratello andavamo a scuola durante l'anno e quando era vacanza andavamo a fare il teatro. Per premio, se eravamo stati promossi, cioè sempre, per premio andavamo a lavorare. Allora c'erano in auge i lavori d'allora. Le due orfanelle, i figli di nessuno, i miserabili, dove c'erano gli sfozzacamini della Val d'Aosta, dove ci volevano i bambini. Allora i miei genitori approfittavano che c'erano i bambini e andavamo a lavorare con loro. Così ad agio d'agio abbiamo fatto la nostra strada e io ho avuto un maestro importante di cui volevo parlarvi per ultima, perché ce n'ho degli altri davanti. Zacconi, tutti avrete sentito parlare di uno che si chiamava Ermete Zacconi, a prescindere dal fatto che non era un attore, era un titano. Era un uomo che a 86 anni recitava a memoria i dialoghi di Platone, 4 ore da solo, a memoria. Ma la memoria può essere anche solo un dono di natura. No, lui era anche molto bravo. Faceva delle lunghe pause. Voi sapete che nella propria città bisogna stare molto attenti quando si fa qualcosa, perché trovi sempre proprio i tuoi della tua città che si possono, ti fanno quello che fanno le zanzare in questa serata. Allora lui faceva delle pause lunghissime, quella sera lì era davanti all'Arena del Sole che diceva al pubblico: lasciatemi andare perché devo andare a fare un lavoro da vecchio, devo truccarmi. Avevo 86 anni, pensa, andavo a truccarsi per fare un vecchio. No, perché c'era una disposizione così. I vecchi dovevano essere così, come dice. E difatti la fortuna di un grandissimo attore che si chiama, madonna, i nomi, io non mi ricordo il numero della mia carta di credito e so più di 200 commedie a memoria, ma l'è possibile? Proietti, un grandissimo attore, uno che sa fare tutto, balla, canta, recita. La sua fortuna è stata quando Carinai Giovannini decise di fare una commedia che si chiamava I 20 zecchini d'oro. Protagonisti Modugno e Raschel. Se non che alla prima prova litigano. Raschel, come tutti gli uomini piccoli, gli era un risieta. Perché quelli piccoli, mamma mia che brutto carattere, quelli grossi, pom! Una papina, quelli piccoli prendono la papina e fa: lei non sa chi sono io, ma sei un pirla, l'hai presa, cosa c'entra? Litigano. Se ne vanno via e arriva Proietti, che sostituisce Modugno e sarà la sua fortuna. Lui era già bravo, ma era bravo ma sconosciuto, è stata la sua, non è più disceso, è sempre salito, sempre più in alto, e oltre ad essere un grandissimo attore, un bravo regista, ed è anche una persona per bene. In questa commedia, nei 20 zecchini d'oro, è stata scritturata una signora che si chiamava Paola Borboni.
che io la amo particolarmente Paola, perché mio figlio Paolo è stato tenuto a battesimo da lei e di conseguenza poi sono molto, molto amici, molto legati, molto tutto. Maurizio Costanzo aveva creato, fra le molte stupidaggini, una trasmissione intelligente che si chiamava Dietro l'angolo. E ogni settimana c'era un incontro fra due protagonisti della scena, del cinema, della televisione, della canzone, che avevano una clessidra davanti di un'ora l'uno e durante quell'ora dovevano dimostrare quello che sapevano fare tranquillamente, ecco. La settimana dopo avevano annunciato che c'era un incontro fra Paola Borboni, io non vorrei dire una stupidaggine, no, non me lo ricordo, peccato, poi mi verrà. Se non che questa bella signora, bella, affascinante, eccetera, ha avuto un momento che ha detto: oh mio Dio, quella vecchietta lì, mi dispiace mandarla a casa. Quando ha detto la Borboni che quella lì gli aveva dato dalla vecchietta, si è presentata all'incontro che sembrava una battona di Montmartre, con due occhiali così, tutti filettati, una minigonna vorticosa, lei alla sua età, eccetera, e comincia a chiacchierare. Quando arriva al momento che la sua clessidra è finita e la ciapa la gira dall'altra parte e la va avanti a mo' tranquillamente, finché a un certo momento finisce: mio Dio, che maleducata, ho parlato sempre io, avanti, fatemi delle domande. Cioè che avrebbe parlato ancora lei, capito? E quella perde tutto e lei durante questo incontro la chiamò persino Valchiria del bidet, che non è una frase molto gratificante. Invece il mio maestro si chiamava Ruggero Ruggeri. Credo che fosse uno degli attori più intelligenti del mondo. Mi voleva molto bene perché lui era un misogino. Allora io giocavo al biliardo e perdevo. Giocavo a scopa e perdevo. Perdevo sempre pur di farlo felice. E lui mi diceva: cosa fai tutte le sere fra le quinte? Vuoi prendere il mio posto? E mi dicevi: ma maestro, come si va a prendere il posto dell'Himalaya? No, no, rimani pure lì che non dai fastidio. Si impara di più fra le quinte che stando in camerino per l'armale del prossimo. A un certo momento io una sera gli faccio una domanda e gli dico: maestro, ma perché quando a Londra chiamano, c'è da fare, non so, Amleto, hanno Olivier, perché chiamano lei? Perché sono vecchio. Non diceva mai la verità, non insultava mai nessuno, era buono. Ma allora perché la Comédie Française hanno altra gente, hanno Rambeau, perché chiamano lei? Insomma, non voleva mai accettare. Aveva una malattia bruttissima alle ossa ed era già in carrozzella. Ma io l'ho visto felice perché gli hanno proposto un personaggio che l'ha immortalato dopo, quando morì, per molti anni, e continuerà a farlo, perché nessuno si azzarderà mai a fare una cosa del genere. Voi conoscete tutti Don Camillo, no? La voce del Cristo è quella di Ruggero Ruggeri. Quindi nessuno mai sostituito quella voce lì.